Nello scorso video vi avevo mostrato come qui in Cina gli anziani si tengono in forma e ho avuto modo di farvi vedere delle cose pazzesche per delle persone della loro età. A questo punto la domanda che qualcuno mi ha fatto è stata: ma i giovani si tengono in allenamento anche loro? Ebbene, in questo video vi mostrerò come qui in Cina viene gestito l'argomento attività fisica all'interno di un'università cinese. Buona visione! Ciao a tutti, sono appena uscito dal mio dormitorio, mi trovo qui nel campus della mia università e appena esco, che cosa vedo? Attrezzi per fare ginnastica. E anche qua, sia a sinistra che a destra, oggetti per fare ginnastica. Cioè, addirittura nascosti qua dietro e poi anche qua, di fronte al laghetto, vedete? Ogni tipo di attrezzo possibile e inimmaginabile. E poi qua. Cioè, ragazzi, io mi sto muovendo in giro per il campus, vi assicuro, sono ovunque. Anche qua. E qua. E poi qua. Guardate, fino a là in fondo, praticamente. Insomma, se non si fosse ancora capito, la nostra università ci vuole ben allenati e, come potete ben immaginare, quando si vive e si lavora in un posto come questo, con tutto quanto questo ben di Dio, è praticamente impossibile non usufruirne. E quindi oggi vi farò vedere il mio workout e, già che ci sono, vi parlerò anche di come viene vissuta l'attività sportiva nelle università cinesi. Ok, per cominciare cominciamo con un bel giro di corsa, vai! E proprio su questo campo sportivo, circa un mesetto fa, si sono svolte le Olimpiadi della mia università, un evento straordinario che viene organizzato ogni anno, nel quale studenti e insegnanti si esibiscono in competizioni di vario genere, il tutto all'insegna dello sport, della salute e dell'amicizia. Ok, l'ho completato. E adesso facciamo un bel riscaldamento. Come vedete, si tratta degli stessi attrezzi che potete trovare anche nei parchi e nelle piazzette cinesi, con la differenza che lì sono gli anziani ad utilizzarli, mentre invece qui all'università sono i giovani, appunto, gli studenti e gli insegnanti. Le università mettono a disposizione sempre un sacco di attrezzi per fare ginnastica e ci sono anche tanti eventi e addirittura lezioni dedicate all'attività fisica. E chi non passa l'esame di ginnastica non può laurearsi. Ecco, poi io veramente amo il clima di Harbin perché siamo già a luglio e ci sono soltanto 24 gradi alle 2 del pomeriggio. L'aria è veramente freschissima e si respira bene. Insomma, fare ginnastica all'aperto in questa città anche durante l'estate è veramente un toccasana. Di solito questo campo è pieno di studenti che si allenano a tutte le ore, però ormai mi conoscete e quindi per fare questo video ho aspettato fino a luglio, ossia la fine del semestre, per averlo completamente vuoto. Non che mi dia fastidio la loro compagnia, anzi, mi motiva un sacco allenarmi insieme a loro, però per un video mi piace essere da solo. Lo sport che pratico si chiama calisteni e fra un po' vi faccio vedere il mio workout. Questa è una L-sit e la tengo per circa 30 secondi. Per prima cosa faccio quelle che qui in Cina si chiamano Zhuan Shi Fu Wo Cheng, ossia Diamond Push-ups. Ne faccio 3 set. Questo appunto è il diamante, Zhuan Shi. Ovviamente ve lo dico subito, io non sono sicuro che la mia tecnica sia buona. Non so neanche se il mio programma di allenamento sia veramente buono, io non sono un personal trainer, questo è semplicemente quello che faccio qui in Cina, appunto 3 volte a settimana, così, giusto per tenermi in forma. Del resto qui in Cina c'è anche un detto, Shenmin Zai Yu Yun Dong, che significa la vita sta nello sport, o meglio,
nel movimento. Quindi, come posso dire, finché tu ti muovi, sei vivo. Se vuoi stare vivo e in salute, devi muoverti, devi fare sport. Addirittura nella mia università, nello Shandong, quando ero studente, mi ricordo che nel campo sportivo c'era anche uno striscione che diceva: fai sport tutti i giorni e arriverai fino a 70 anni sano. Ecco, quindi dai, speriamo di arrivarci in forma. Ok, come secondo esercizio farò invece le normali Fu Wo Chong, che sarebbero appunto le push-up, non diamond, quelle normali, e le farò appunto con queste push-up bars. E niente, farò anche di queste, farò San Zhu, che significa 3 set. Vai! Ok, però siccome per me sono diventate troppo facili, dovrò usare queste, che sono delle bande elastiche, e in cinese si chiamano Tan Li Dar, appunto, Tan Li, elastiche. Dai, ok, dritto. Sì, così ho aggiunto un buon livello di difficoltà. Ultimo set, jiayou. Jiayou in cinese significa forza. Dai, vado. Un po' di riposo. Ora, questo non è un product placement, però per quanto riguarda lo sport, qui in Cina ci sono due marche buonissime. Una è questa qui, Linian, quella dei miei guantini, e l'altra è Anta, quella delle mie scarpe. Sono davvero buone. Ok, adesso come terzo esercizio faccio delle Fu Wo Chong, delle push-up, ma inclinate, con questo muretto. Sono un po' dure, ma facciamo anche di questi 3 set. San Zhu. Dai. Ok, altri 2 set. Ok, fatto. Eccoci dunque qui. Il quarto esercizio, sempre di push, sono le Fu Wo Chong, le push-ups, sugli anelli, che in cinese si chiamano Diao Huan. Li ho comprati su Taobao. E vabbè, niente, è abbastanza difficile perché qui hai l'instabilità, quindi questi sono veramente difficili. Dai, 3 set anche di questo. Veramente duri. Per chi me lo chiedesse, ho cominciato con questo stile di vita a inizio gennaio, praticamente ormai mezzo anno, e come potrete ben immaginare, a gennaio qui a Harbin fa un po' freddo, quindi io ero qui fuori di pomeriggio a meno 15 gradi, era tutto quanto innevato e io facevo il mio workout sulla neve. E poi, quando la neve è cominciata a sciogliersi, c'era un sacco di acqua, però quest'acqua ghiacciava a meno 10, meno 8. E quindi in pratica io avevo qui una pozzetta di ghiaccio e quando andavo su e giù vedevo la mia immagine riflessa nel ghiaccio che mi diceva: forza, jiayou! Ok, ultimo set di queste. PS, non guardate la mia tecnica, è mostruosa, lo so, ma poco a poco migliorerò. Mamma mia! Ok, adesso facciamo un po' di pull. No, guardate lì. È arrivato uno studente a fare delle pull-ups. Vabbè, no, niente, io me ne sto qua, dai. E mentre lui sta lì a fare le pull-ups, io ho sistemato i miei anelli e adesso farò dei rows o anche delle Australian pull-ups. Vi faccio vedere. Ovviamente cerco di farle nel migliore modo possibile per quel che posso fare. Oh, ma Fabio, ma perché non vai lì da lui?
No, guardate, a me sono già bastati i vecchietti dell'altra volta. Vabbè, dai, secondo set. Stanchissimo. Incredibile, se n'è già andato. A quanto pare era più imbarazzato lui di me. Vabbè, niente, dai, terzo set. Ecco, adesso in pratica devo andare a fare le Yin Ti Shan Shan, che sarebbero le normali pull-up. Qui ci sono appunto le pull-up bars. E niente, quindi adesso farò queste. Vi faccio vedere solo un set, anche se poi in realtà ne faccio tre. Uso questa qua, dai. Ve lo giuro, all'inizio del mio percorso non ero in grado di farne neanche una. Guardate invece adesso. Otto, dai, devo ancora migliorare un po' la forma, però ci sta, dai. Tra parentesi, il tizio è tornato, sta correndo adesso. Non so se lo vedete, lì lontano. Eccolo lì che corre. Spero che non mi guardi. Va bene, dai. Secondo set. Ecco, allora, ho appena finito i miei tre set di pull-ups, adesso invece faccio le chin-ups, che sarebbe la stessa cosa ma con questa presa, e a me escono un po' più facili. Tre set anche di queste, vi faccio vedere il primo. Mento sopra la spalla. Ecco perché si chiamano chin-ups. Dai, adesso faccio altri due set, ci vediamo tra poco. E nel frattempo là in fondo sta aumentando il numero di persone. Guardate, ce n'è uno anche sugli spalti. In aggiunta qui ce ne sono due che stanno facendo tutto professionale. Forse mi hanno anche visto. Vabbè, niente, io continuo con le mie, dai. Ho finito anche con le mie chin-ups, adesso vado a fare dei dips sulle dip bars. Ecco, sarebbero appunto queste. Ne cerco una senza pozzanghera sotto. Ecco, questa va benissimo. Ecco, dunque, adesso andrò a fare 12 dips per 3 set. Andiamo con il primo. 2, 3. Dovete sapere che una volta mi è andata male con la presa del cavolo, non so se vi ricordate, e tipo mi è venuta una costocondrite e non ho più potuto fare dips per tipo un mese. Da allora ho detto a mia moglie, basta comprare cavolo. Vabbè, dai, secondo set. Adesso in pratica faccio un po' di addominali e farò dei knee raises sulla sbarra. Vi faccio vedere. Bruciano, bruciano. E per ultima cosa facciamo le gambe. Sì, non possiamo dimenticare le gambe. E farò un esercizio che appunto qui in Cina si chiama Duanqi o anche Xiaduan. In pratica sarebbero gli squat, ma siccome per me sono troppo facili, userò questa Tan Li Dar, appunto, che è abbastanza forte. E niente, anche di squat faccio 3 set. Ok. Ragazzi, se sbaglio qualcosa, mi raccomando, correggetemi. Io sono davvero un principiante. Secondo set.
per finire 3 set di lunges. Però siccome sono troppo semplici, io userò uno zaino, il mio zainone. Bene, primo set. Faccio prima una gamba, poi l'altra. E adesso faccio anche gli altri due set. Niente, quindi questo era il mio allenamento. Sono passate appunto 2 ore. Secondo il mio smartwatch ho fatto fuori 500 kcal, poi vabbè, chissà. E come vi dicevo, io faccio 3 allenamenti a settimana e cerco anche di mangiare tanto. Infatti nell'ultimo mezzo anno, non so se si nota, ma ho messo su 6 kg abbondanti e non di grasso. E devo ringraziare assolutamente l'università, che ci mette a disposizione un sacco appunto di infrastrutture e di attrezzature per fare ginnastica, ma ripeto, queste sono cose che potete trovare in qualsiasi piazza o in qualsiasi parchetto qui in Cina. Diciamo che in Cina lo sport viene visto come una cosa seria, infatti la Cina alle Olimpiadi è sempre fortissima. E niente, che dire, spero che con questo video vi ho fatto vivere un po', non solo un po' di sport, ma anche ti avrei fatto respirare l'atmosfera di come questo sport viene vissuto qui in Cina, soprattutto nel campus di un'università cinese. E niente, che dire, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel mi piace. Se vi interessa continuare a seguire la mia vita in Cina, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook, e noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina.